Buongiorno da Emanuele e benvenuti in questa nuova puntata. Quando un brand ha ormai qualche anno alle spalle, è normale tentare di innovarlo un po' per cercare di mantenerlo sulla cresta dell'onda, talvolta venendo incontro anche ai gusti dei consumatori più giovani. Ed infatti nel 2005 Capcom ha pubblicato Resident Evil 4 su Nintendo GameCube, un'opera che ha cercato di dare uno scossone non soltanto alla questa importante saga horror, ma all'intero genere dei giochi che mescolano azione e avventura. Come spesso accade in queste circostanze, talvolta si ha un po' una divisione tra gli appassionati, da un lato chi apprezza i cambiamenti, da un lato invece chi li vede addirittura come una sorta di tradimento. Il tempo sembra tuttavia aver dato ragione a Capcom, perché infatti gli episodi successivi hanno comunque mantenuto le stesse basi di gameplay che sono iniziate proprio con questo quarto capitolo. E in questa puntata di Videogiochi da ricordare cercheremo proprio di capire quali sono le motivazioni dietro all'importanza di Resident Evil 4. Buona visione. Resident Evil 4 si svolge dopo la distruzione di Raccoon City e curiosamente l'incipit rispolvera un classico canovaccio dei film e dei videogame anni 80 e 90, a testimonianza di come la serie Resident Evil, in particolare con i primi episodi, non abbia mai voluto davvero prendersi troppo sul serio, volendo talvolta fare il verso ai B-movie horror. Niente meno che la figlia del presidente degli Stati Uniti d'America è stata infatti rapita e al giocatore spetta il compito di impersonare un affascinante agente segreto per andare a salvarla, cercando di farsi strada tra i nemici in un luogo dimenticato della Spagna. Ma i nemici non sono i soliti zombie, sono i ganados, che in spagnolo significa folla o gregge. Pur essendo un ottimo videogioco, Resident Evil 4 non ha comunque mancato di far storcere il naso ai puristi. In effetti la componente survival in questo capitolo si è un po' attenuata. Nei precedenti episodi di Resident Evil era la scarsità di munizioni, insieme anche ai movimenti piuttosto legnosi dei protagonisti, a far crescere quel senso di tensione e ansia che si provava entrando in ogni nuova stanza. Mentre invece ora le cose sono un po' cambiate. In Resident Evil 4 era l'intelligenza dei nemici ad inquietare o a stupire, a seconda di come la si vuol vedere. A stupire era il fatto che i nemici erano molto più numerosi, più intraprendenti, ed inoltre non solo rispetto ai capitoli precedenti di questa saga, ma anche a tanti altri videogame, si sapevano organizzare e attaccarci su più fronti. Come nei precedenti episodi, anche in Resident Evil 4 non ci si sente mai pienamente al sicuro, ma in questo caso l'abbondanza di munizioni e la sfrontatezza con la quale Leon, il protagonista, affronta i ganados, fa comunque sentire i giocatori meno indifesi rispetto al passato. Personalmente apprezzai il cambiamento, però credo che sia proprio da questo quarto episodio che sia nata una frase che oggi si sente spesso citare dai cosiddetti puristi: ma questo non è un vero Resident Evil. Resident Evil 4 era quindi un gioco molto più votato all'azione, ma ci sono altre caratteristiche che hanno rinnovato il genere, in particolare la telecamera, diciamo, posizionata alle spalle del protagonista e anche il mirino montato su ogni arma. Questo permetteva per l'appunto di avere una mira più accurata e precisa, e poi grazie anche alla presenza di movimenti molto più agili era molto più divertente districarci tra le varie mostruosità che ci attanagliavano nel corso dell'avventura. Il design delle ambientazioni era inoltre accuratamente studiato per offrire diverse vie di fuga nei momenti più affollati e per creare dei momentanei attimi di respiro. Saltando staccionate, si poteva rompere finestre, posizionare mobili di fronte alle porte o abbattere le scale che i nemici potevano sfruttare per arrampicarsi.
tutte cose che ovviamente in passato non si poteva fare, e forse uno dei momenti più iconici del gioco e che mette in mostra tutte le situazioni appena citate è la fase in cui si arriva nel borgo con il campanile, proprio poco dopo l'inizio dell'avventura. A quanto appena detto bisogna anche aggiungere che Resident Evil 4 sfoggiava uno dei migliori comparti grafici mai apparsi sul 128 bit di Nintendo. L'esclusività per GameCube però durò soltanto per qualche mese, perché poi arrivò anche l'immancabile versione per PlayStation 2 che, a fronte di qualche taglio nella grafica, proponeva qualcosa in più a livello narrativo. Il successo di questo gioco è stato tale, e tra parentesi online si legge che è il secondo Resident Evil ad aver venduto di più per il momento, fu tale il successo che arrivarono anche altri adattamenti per tutte le altre piattaforme, compresa una versione in alta definizione, e recentemente nel marzo del 2023 è apparso anche il remake. Forse non tutti sanno che Resident Evil 4 era inizialmente in lavorazione proprio per PlayStation 2. A quanto pare furono creati quattro prototipi, e il più importante dei quali era sotto la guida di Hideki Kamiya, che aveva già lavorato su Resident Evil 2 e che oggi è un volto noto tra gli appassionati in quanto a capo di Platinum Games, una casa di sviluppo celebre per la serie Bayonetta. Tuttavia Shinji Mikami, il creatore della serie Resident Evil, trovava questo prototipo troppo lontano dalle atmosfere di questa serie e quindi riuscì a tornare alla guida del team di sviluppo per dare nuovamente la sua impronta all'opera. Alla fine comunque il lavoro di Kamiya non fu buttato via e anzi fu sfruttato per creare la base di quello che oggi è un'altra importante saga nel mondo dei videogiochi, la serie di Devil May Cry. Per quanto riguarda Shinji Mikami invece, questo è l'ultimo Resident Evil a cui al momento ha ricoperto un ruolo di spicco. Infatti dopo Resident Evil 4 cominciò piano piano a distaccarsi da Capcom fino ad arrivare a fondare la sua casa di sviluppo che si chiama Tango Gameworks. Soltanto di recente è tornato a collaborare con il brand Resident Evil, infatti viene citato come Environment Artist proprio per il nuovo remake del quarto episodio. Prima di salutarci, come sempre in questa serie, mi piace ricordare quali sono state anche le medaglie che ai tempi assegnai su Gamesearch.it a Resident Evil 4. Beh, ovviamente la prima medaglia che affidai fu quella, la medaglia consigliato, proprio perché si tratta di un videogioco che comunque a distanza di 20 anni si lascia giocare anche nella sua forma più originale, ed in effetti anche in tempi più recenti mi è capitato di vedere alcuni streamer che si sono messi a fare delle live proprio utilizzando la versione per il GameCube. L'altra medaglia, è facile da intuire date le cose che abbiamo detto fino a questo momento, è stata proprio la medaglia al valore storico, perché Resident Evil 4 non soltanto è un capitolo importante di una delle saghe più note nella storia dei videogiochi, ma in generale è stato anche un'opera che ha cercato di portare molta innovazione nell'ambito dei giochi che mescolano azione e avventura. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Videogiochi da ricordare. Vi rinnovo l'appuntamento per un prossimo episodio. Nel frattempo vi saluto. Ciao! Che a fronte di qualche taglio nella grafica